Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro Gesù bambino, è finita questa novena e il mio cuore è pieno di te. Ti aspetto, Gesù. Vieni nel mio cuore, vieni nella mia vita, vieni. Entra nella mia casa, vieni nella mia famiglia. Vieni, Gesù, vieni Salvatore del mondo. Vieni a cambiare la mia vita e il mio cuore per renderlo come tu desideri. Vieni, Gesù. Donami quella gioia e quella pace che non ho mai avuto. Donami quella luce che spazza via tutte le tenebre intorno a me. Vieni Gesù, io ti aspetto. Sono qui, davanti al presepe, accanto alla Santissima Vergine Maria e a San Giuseppe, e ti aspetto anche io. Vieni Gesù. La tua venuta a Betlemme portò gioia al mondo e ad ogni cuore d'uomo. Vieni a donarci la stessa gioia, la stessa pace, quella che brami darci. Vieni per darci la buona novella che Dio ci ama, che Dio è amore. Allo stesso modo, tu vuoi che ci amiamo vicendevolmente, che diamo la nostra vita gli uni per gli altri, come tu hai dato la tua. Fa che, guardando la mangiatoia, ci lasciamo conquistare dal tuo tenero amore e lo viviamo tra noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo Gesù bambino, ascoltami. Santo Gesù bambino, aiutami. Santo Gesù bambino, esaudiscimi. Il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi. Salvatore del mondo, vieni, bambino Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La nascita di Gesù dalle rivelazioni di Maria Valtorta. A un certo punto, secondo il racconto di Maria Valtorta, una luce si sprigiona sempre più dal corpo di Maria. È lei ora la depositaria della luce. La luce cresce sempre di più. È insostenibile all'occhio. In essa scompare come assorbita da un velario di incandescenza, la Vergine. E ne emerge ora la Madre. Quando la luce torna ad essere sostenibile al mio vedere, io vedo Maria col figlio neonato sulle braccia, un piccolo bambino roseo e grassottello che annaspa e zampetta con le manine grosse, che vagisce con una vocina tremula, quasi un agnellino appena nato. Muove la testolina nuda di capelli che la mamma sostiene, lo adora piangendo e ridendo insieme e si curva a baciarlo. Il bue di fronte a quel bagliore muggisce, l'asinello raglia. Anche Giuseppe, che pregava con gli occhi chiusi, intravede tra le dita il bagliore della luce, alza il viso mentre sente Maria che lo chiama. Si volta, vede Maria il bambino nella luce e rimane come fulminato. Giuseppe, caduto in ginocchio, alza le braccia al cielo, mentre Maria offre solennemente il bambino a Dio Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.